Si parte ragazzi, amala! Nicola, stasera sono stragasato, cazzo. Non volevo pretarte. Nove in zona Mindy. Diceva l'ex terzino del Lione che poi si accentra. Ancora Nacho. Bravo, bravo Skriniar. Che miseria. Pallone per Odegaard, palla dentro, Nacho, zona tiro, toccato da dietro, calcio di rigore. Ma dai, ma dai, ma dai! Ma dai, ma dopo 5 minuti! Alla prima azione facciamo le cagate! Skriniar, ma bello. Sì. Ci sta. Ci sta, ci sta, lo vedi, qua già qua lo prende. Ci sta. Ricorsa breve per Azzaro. Dai, andavano qui, porca troia. Ma va a cagare. Ma va a cagare, va. Calciato forte Azzaro. Niente da fare per il portiere dell'Inter. 1-0 per il Real. Alla prima azione, cazzo. Alla prima azione, dobbiamo sempre prendere gol. Giro palla prolungato da destra a sinistra con. È sempre quel cappello. Dribbling del Belga, palla al limite, Modric. Vasquez, sale Carvacalli, porta un avversario, va il tiro Vasquez. Madonna mia, madonna mia. Oh. Stavamo prendendo 2-0. Passo dal raddoppio. Porca puttana, ci stanno facendo male. Mamma mia, mamma mia. Ci stanno prendendo a schiaffo. Tanto finché non piamo il secondo non ci svegliamo, quindi prima lo prendiamo meglio è. Se non fosse entrata in partita la squadra di Conte. Quello di interessante, però è una guarda, non c'era nessuno del Real, l'Inter può ripartire. Guarda Gagliardini a chi la dà. Guarda a chi la dà. Guarda a chi la dà Gagliardini. Guarda lì! Questa è paura questa. Cerca l'assist, poteva tranquillamente tirare grazie all'Inter. Vai che buono. Dai Luca, fu. Davidal, dai! Oh, ma questo con la nazionale li fa tutti sti gol. Dai, guarda lì che ciabattata! Dai Lukaku, dai, dai Lukakone! Fagli una sottela che magari saltano tutti, gliela metti nel culo. Dai Lukakone! Sì, c'è già quello da terra come Brozovic. Ah, non l'ho visto. Male, 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 male Lukaku, male. Primo anello. Carvacal su Gagliardini. Baran, Carvacal. Bravo Gagliardini qui! Dai Vidal! Niente! Niente! Dai, continua a giocare, cazzo! Sta storia che si fermano tutti con la palla lì, cazzo! Giusto, rosso! Ma vattene a far culo, Vidal! Sei una testa di cazzo! Sei una testa di cazzo! Ma va a cagare, va! Doppio giallo, espulso Vidal. Queste sono le ultime cose che devi fare. Sei una testa di cazzo! Sei una testa di cazzo! Partita più importante della stagione, ti fai espellere! Non ce la vede, si vede. Con la punta sinistra ha toccato la palla, guarda, adesso gli gira dietro, sta a vedere con la punta sinistra, guarda qua. Ma di quale palla? È simile all'altro, 11 minuti. Ma non è rigore? No, non lo va neanche a vedere. Ma se dovesse essere rigore, Vidal rimarrebbe comunque. Può darsi. Questo è rigore netto! Questo è rigore netto! Perché gli impedisce di calciare! Questo è rigore netto! Questo è rigore netto! Gli impedisce di calciare! Gli mette il piede davanti! L'ha cacciato fuori! Finito! Ma cazzo fai? Che cazzo ha fatto Vidal? Allora, la prima per proteste ha dato il giallo, poi lui si è avvicinato così all'arbitro e gli ha dato il secondo. Arbitri di personalità abbiamo, però non danno un rigore contro il Real, ma sono arbitri di personalità quando c'è da ammonire ed espellere. È uscito bastoni per D'Ambrosio e Lautaro.
D'Ambrosio e Young. Pesic. Poi a centrocampo in D'Ambrosio e Young. In parella di esterni Hakimi sì. a destra, Perisic a sinistra, Croce. Lukaku prima punta. Anche qui si sta. Ha tolto Lautaro. 4-4-1. Sì. Ah, Lautaro ha tolto. Sì. Potevi tolto? Ma non vorrei farci. Ah, per Perisic. Ma chi è che batte? Attenzione a D'Ambrosio defilato sul secondo palo. Dai D'Ambrosio, dai D'Ambrosio. Dai Danilo. Lo stiamo sperando anche noi su D'Ambrosio. Vedete, è l'unico. Oh! Oh! No, non gli do niente. Ha detto la sto ascoltando? No, ho visto io. Una visita al bar, vediamo. Eh sì, vediamo. C'è mano sul collo! Mano sul collo su Gagliardini, ragazzi! Mano sul collo di su Gagliardini! E sono due! Manco lo guarda! Manco lo va a vedere! Ah no, sta controllando il VAR! Vai! Vai, è finito il check! Vai! Via! Che schifo! Che schifo! Gli era passato davanti, lui aveva messo il braccio sul collo di Gagliardini. Fortunata la vettura. Dopo problemi miei con l'Inter. Oh, è quello? Siamo in stazione Lucas Vasquez. Balla qua, scalcata andando vicino alla porta e punta dentro Rodrigo per 2-0. È quello solo? Subito. Rodrigo spaccato. Madonna mia, incredibile. Ogni centimetro di campo. Parliamo del gioco 10-11 contro il Real Madrid. Sembra che sta a giocare col Vicenza per ma neanche le altre. Ma sembra che sta a giocare col Vicenza. Ma sì, ma quale ha giocato bene? Due partite ha giocato bene. Due partite ha giocato bene. Con chi? Con la Lazio e con l'Atalanta mettiamo. Ma comunque non è Lazio, Atalanta. Allora, tutte quelle finora, a parte la Fiorentina, ha giocato male, l'hai recuperata l'ultimo. E il Torino. Il resto le ha giocate tutte bene. Tutte. Ma. Col Borussia Mönchengladbach hai fatto 7 tiri in porta, tu hai fatto 2 gol, loro 2 tiri in porta, 2 gol. Con lo Shakhtar Donetsk hai fatto 8 tiri in porta, loro 0. Allora, se dobbiamo parlare di risultati è una cosa, prestazione è un'altra, ragazzi. Risultati è una cosa, prestazione è un'altra. Allora, buttiamoci là e avete ragione. Non è la squadra, perché con il gioco come giocava l'anno scorso. Attacca il Real, Lucas Vasquez. Non andrà in televisione alla metà dell'arbitro. Che è giusto. Ed è giustissimo. Non ce l'ha fatto vedere. Giustissimo. Non mi interessa. È giustissimo. Qui è avuto il classico esempio di un arbitro protagonista che ha voluto decidere un match. Hai deciso un match. Tirando fuori due gialli in 20 secondi. Hai deciso un match. Non sai quello che a prescindere. A prescindere dal rigore se c'è, dal rigore se non c'è. Come a prescindere? Vabbè, c'hai ragione tu. Ma come a prescindere? Dimmi tu, anche i telecronisti ti hanno detto che su Gagliardini c'è la mano sul collo e non è stato neanche visto, e lì stiamo sull'1-0. E allora non si deve lamentare dell'arbitro? E di chi si deve lamentare? No, perché non te l'hanno fatto vedere loro, non vuol dire che tu devi lamentare dell'arbitro. Come, che significa, fra? Ma di cosa stiamo parlando? Non lo sai se sono rigori. Ma come? Quello te l'ha detto anche lui, c'è sta la mano sul collo di Gagliardini che lo butta giù. Ma che dici, fra? Ma che dici, fra?